veloce, briosa, piena di foga, però siccome noi abbiamo segnato subito, loro sono sensibilmente calati. Come le piacerebbe essere ricordato tra un po' di anni? Come una persona per bene. Beh, se dovesse decidere questa figurina per noi, insomma, dubbi non ce ne sono. Il Vecio è davvero una persona per bene, che ci ha dato alcune grandi gioie, quelle gioie da bambini che provano gli italiani adulti. E dunque oggi figurina piena di gratitudine. Enzo Bearzot, classe 1927, pasta dura di Friulano, come si vede anche dal ruolo. Difensore, mediano roccioso, di quelli più cuore che polmoni e più polmoni che piedi buoni, insomma, uno che saltarlo via non è facile. Buona carriera da calciatore, la Progorizia in Serie B, poi Inter, Catania e ancora un po' avanti e indietro tra Inter e Torino, dove è anche capitano. Un passaggio veloce in nazionale e onorevolissima carriera chiusa nel 64 a 37 anni, da esperto e anziano dei campi, insomma, era già Vecio. E poi, siccome il calcio è una droga pesante e l'odore dell'erba una magia vera, ecco Bearzot che studia da allenatore. Al Torino come vice di Rocco, poi al Prato in Serie C, poi, come si dice oggi, nel giro della nazionale, dove arriva accanto a Bernardini nel 75. Delusioni cocenti. L'europeo del 76 è un disastro, ma intanto lui tesse la sua tela e la squadra del 1978 gli somiglia di più, anzi gli piace. Arriviamo quarti in quella specie di edizione truffa e propaganda dei mondiali argentini, dove giochiamo forse meglio di tutti. È la prova generale. Quarti anche agli europei del 1980, ci siamo quasi per il miracolo, bisogna aspettare Spagna 82, il mondiale. È una storia che sanno tutti e che non è il caso di dire, perché se vivi qui ti è passata dentro come una scossa. Dopo, con il Vecio in panchina, non si potrà più essere così grandi. Agli europei dell'84 non ci classifichiamo nemmeno, ai mondiali dell'86 usciamo agli ottavi. Bearzot lascia la panchina azzurra sapendo che lui sarà per sempre il Vecio della notte di Madrid. Se ne torna in Friuli con il suo record, 104 volte seduto in panchina, e con la medaglia Enzo Bearzot, commendatore d'Italia per meriti sportivi. E vorrei vedere...